Benvenuti a tutti ragazzi o bentornati qui sul canale di ragazzi del secondo piano su Feast of North Star Legends Revive. Faccio subito una piccola doverosa premessa. Allora, non solo sto indietro con tutto quanto il gameplay, ma vabbè, la squadra poi si commenta da sola. Mi sa che ho perso la voglia, raga. Mi sa che sto a perdere la voglia e non so se lo porterò più, perché ma non lo so, boh, non è accattivante, non si è mosso nulla ancora dopo mesi e mesi, e quindi boh. Cioè, nel senso, comunque il problema è relativo al sistema di gameplay, che non dico che è piatto, però è così. E poi non mi piace il bilanciamento della tire, non mi piace che vada così veloce. Adesso comunque faccio vedere anche perché uno dei motivi principali che mi sta allontanando fortemente. Vabbè, questo poi lasciamo perdere i pull. Sto gioco, lamentarsi dei pull non serve, perché comunque voglio dire non porta a nulla. Perché non porta a nulla, però vabbè. Allora, no, però vabbè, mo per dovere di cronaca, un pull lo faccio a buffo proprio. Tanto non 16% bonus stable. Bene così, 400 gemme buttate. Vabbè. No, non... Allora, discorso è questo. Non ce la faccio, vabbè, sono a vedere l'in, però non ce la faccio più, ragazzi. Non... Ma noia proprio. Cioè, poi a confronto a Captain Tsubasa Dream Team e a Raid Shadow Legends, questo non è un gioco, non lo so. Io poi sono molto più fan di Ken, che voglio dire, di Shadow Legends, per dire, non è che c'ha personalità accattivanti o comunque porti noti dell'immaginario collettivo, da cultura in generale, nel senso di quando ero bambino. Ken invece è un'icona della mia infanzia, c'ho praticamente tutto di Ken, c'ho addirittura delle carte da gioco di Ken che penso c'ho solo io. C'ho statue, c'ho manga, tutti i manga completi dall'1 al 25, al 27. Cioè, non so, c'ho la serie TV, c'ho i film in Blu-ray, cioè proprio Ken, Okuto no Ken è proprio il top. Eppure sto gioco, niente, è riuscito a portarmi, cioè guarda, c'ho l'energia, raga. Vabbè, comunque, prima motivazione per la quale, prima non va a vedere l'in, poi non va a vedere la motivazione, dai. A parte tutti i vari skip eccetera. Vabbè, io c'avevo un roster bellissimo e stanno tutti fuori roster, come vedete, e hanno perso tutti i punti e non servono a nulla. Vabbè, lasciamo perdere, dai. C'ho pure Rao, comunque, se qualcuno se lo stesse chiedendo. Non me l'avete portato su, è una pratica noiosa, lenta, e veramente non si può, non si può tutte le volte così, cioè più in personaggio 16.000 anni per portare a livello alto. Non mi dico, no, ma io c'avevo la roba da parte. È un problema tuo, perché io c'avevo tutti i personaggi e la roba da parte non ce l'avevo. Quindi pazienza, anche perché poi mi tocca farma Yuria, mi tocca farma Togi, mi tocca farma, vabbè, no, a vedere Rin comunque. Gruppi d'appartenenza: Glamorous, che culo. Poi cuori coraggiosi impavidi. Beh, ci mancherebbe altro. Da vedere chi sono i cuori impavidi comunque. Vabbè, ok. E vabbè, e amore profondo. Giustamente fanno tutti parte da amore profondo su sto gioco. Perché salvo forse Shun fa parte da amore profondo. Uno che se cava l'occhi per un bambino sconosciuto non fa parte da amore profondo. Che c'ha tutti i ragazzini. Però vabbè, oh, che te devo dire, questa è a mente di siga. Vabbè, ok. Andiamo a vedere Gouki prima, dai. Hopeful Wind, il vento della speranza. Chi è? I Scorpions. On joining C più 115 when ally dies, C più 25 when enemy dies, C più 25. Di che stiamo a parlare? Cioè, è vento o è fuoco? No, perché il fuoco c'ha il Gouki così. Vabbè, un altro personaggio rotto comunque de base, perché i vento non c'hanno sta cosa del fattore che quando la gente muore si prendono il C. Però vabbè, ok. Skill normale.
Colpisce l'avversario con la sua balestra. Sì, vabbè, cioè, allora, ristora il 10% dei massimi HP e garantisce healing, ossia cura, che recupera l'8% dei massimi HP all'inizio di ogni turno per 2 turni. All'utilizzatore e all'alleato con il livello minimo di HP corrente, quindi con la percentuale corrente più bassa di HP, escluso quindi, cioè se è Erlin, esclusa, quindi va an altro, giustamente, sempre 2 comunque ne cura. Se ci sono alcuni alleati, combattenti, eh? If there are few alive. Ah, se ci sono pochi alleati in campo, quindi se qualcuno è morto, comunque il danno inflitto aumenta fino a un massimo del 60%. Vabbè. Allora, colpisce tutti i nemici. Incrementa la sua damage increase e la sua damage reduction del 15%. Questo giustamente con la secret. Bla 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 bla, dove eravamo? Fa danni addizionali al nemico con il livello massimo di HP più alto, uguale al 100% del danno inflitto a quel nemico. Ok, raddoppia il danno praticamente, va bene. Raddoppia il danno inflitto, perfetto, al nemico con il livello massimo di HP. Garantisce forza. Target HP. Allora, se gli HP di un bersaglio sono 60% o più, fa un addizionale danno del 20% quando attacca per un turno. Perfetto. To all ally fighters, a tutti gli alleati. Benissimo. Incrementa il chi della back row alleata di 100. Rimuove gli effetti di stato, escluso il sigillo, da un alleato random con paralisi, silenzio, congelamento o ferite. Nartro. Va bene, perfetto. Ok. Vabbè, attacco super boost. No, vabbè, la passiva. Riduce il potere di attacco di tutti i nemici durante la battaglia. Questo effetto non può essere sommato con Jaggi o con l'ultimo generale di Nanto. Allora, dà priorità all'effetto con l'ammontare massimo. Quindi, ok. Quindi, quello che ha l'ammontare massimo ha la priorità. Incrementa il suo potere d'attacco del 5% per ogni alleato specifico che è presente degli Okuto Fighters o di Bart. Incrementa il suo attacco, potere d'attacco al 30% quando non ci sono altri alleati. Recupera il 10% dei massimi HP dell'utilizzatore della cosa, vabbè, la passiva, e rimuove gli effetti di stato, escluso Sigillo e Devil's Rebirth Silence, quando... Vabbè, appare una boss quest, ok, sì, vabbè. Da loser. Allora, quando colui che la utilizza. Ah, dall'alleato, ok. Quando un alleato è sconfitto. Perfetto, si rimuove. Recupera il 10% degli HP e rimuove gli effetti di stato negativi quando un alleato è sconfitto. Perfetto. Quando l'alleato è sconfitto. No, quando lo user. Quando con l'inimico viene sconfitta, incrementa. Il chi di un alleato a caso di 1000 e il loro tasso di critico è incrementato di 100% per un turno, quindi il tasso di critico è raddoppiato. Vabbè, quando crepa questa fa ancora più danni. Niente, raga, è l'ennesimo personaggio rotto che ti aspetti, non mi interessa neanche a vedere come fa, cioè, de pullalla, sinceramente. Tanto metteranno a caccia come Bart, credo, perché speriamo fanno una ranked pure su questa, comunque, vabbè. Più che altro. Vabbè, non... Comunque no, non c'è... La voglia di giocare manca, 53 bauli, cioè, vabbè. Una volta completavo tutte le missioni velocemente, quando ancora c'era hype, poi dopo mi sono reso conto che veramente la noia saliva, 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 continua a salire. Ma poi, secondo aspetto più importante, lo vado a vedere giusto per farvi capire di che stiamo a parlare. Allora, non ho più giocato in dojo, dove sono sceso? Settimo. Allora, Robert, chi giochi Robert? Yuria, Toki e Rao. Perfetto. Robocop, chi giochi? Yuria, Toki e Rao. Ok, Fox, chi giochi? Yuria, Toki e Rao. E Ayn, giustamente. Pensa un po'. Aspetta, eh. Nova, chi giochi? Yuria, Toki e Rao. Aspetta, eh. Nigel, chi gioca? Yuria, Toki e Rao. Io ho detto questo, raga. Chiudo qui. Non c'è solo la mancanza di varietà dei gameplay, nel senso di cose da fare, quindi il succo è che non c'è nulla da fare, no, non è solo quello. Penso che ci sia anche un problema relativo poi alla varietà dei personaggi utilizzabili, perché se li fai tutti rotti, la gente li pulla, chi shoppa sta sopra, quindi bar, nel senso io ho
ho lasciato perdere da parecchio ormai di farmare velocità e cosa, c'ho 21 milioni, fate voi, mai successo. E niente, detto questo, direi che fatemi sapere nei commenti che ne pensate pure voi, se vi sta a piacere sempre di più. Sono contento per voi, ragazzi, ma io a questo punto non so se lo porterò ancora effettivamente, perché veramente non gli trovo un senso attualmente al gameplay di sto gioco. Non c'è senso, se va una corsa che tutti quanti famo vanno a pia il personaggio per poi mettere in linea tutti i team uguali, quindi varietà di gameplay. Mi spiace, sembra che non ci sia. Poi sono aperto al contrario, nel senso, no, guarda, effettivamente è possibile utilizzare un furnanto in arena o comunque altro. Fatemi sapere nei commenti, così magari io vado anche a provare. Se riuscite a trovare un escamotage, lo vado anche a provare, dai. Ok, ragazzi, detto questo, vi saluto. Direi che è proprio tutto per oggi. Da Stefano, ciao.